E adesso la missione del sindaco di Fano Massimo Seri in Sierra Leone per sostenere progetti di sviluppo e attività di formazione per gli amministratori locali. Allora dovremmo avere il sindaco in collegamento, tra l'altro il sindaco che ha anche un'altra delega importante perché è responsabile dell'area dei comuni europei di ALI, autonomie locali italiane. Dunque sindaco, buonasera, è partito mi sembra nella notte tra martedì e mercoledì. Chi è con lei e nello specifico qual è l'incarico del comune di Fano? Sì, sono accompagnato dal dirigente dell'urbanistica, l'ingegner, l'architetto Giangolini, e con il responsabile del progetto, il dottor Ivano Antoniozzi. Siamo qua perché siamo all'interno di un progetto di cooperazione territoriale internazionale dell'Unione Europea che ha scelto Fano come partner per questo progetto. Ovviamente questo ci lusinga, ci dà anche una responsabilità importante. Il progetto è quello di in qualche modo emancipare e rendere, aiutare a riorganizzarsi a queste realtà qui della Sierra Leone, di questi comuni e questi distretti. Proprio in questo momento ci siamo fermati ad un lato di un villaggio perché stiamo tornando da una missione da Port Loko, stiamo rientrando nella capitale. Devo dire, le dimensioni al di là delle distanze sono le strade, le infrastrutture che sono difficili, quindi i tempi non sono mai facilmente programmabili. Però è un'iniziativa importante e vedo che c'è forte interesse e molta aspettativa da gente, dagli amministratori di queste realtà. Ecco, infatti ha incontrato le autorità locali. Sì, locale e nazionale. Ieri siamo stati con il ministro del Local Government. E oggi eravamo con la vice ministro, le varie autorità locali, i vari distretti, le organizzazioni che sono presenti sul territorio. Insomma, è un'agenda molto fitta di impegni, saltiamo da una parte all'altra, però ripeto, è un momento importante. Abbiamo visto all'inizio del collegamento anche due foto. In una di queste era ritratto un ragazzo che è stato ospitato proprio all'oasi dell'accoglienza di Maria Chiera a Sant'Andrea in Villis. Eccolo qua. Sì, è stata un'emozione. Ieri mi sono incontrato con l'imami, questo ragazzo che è stato per 10 anni ospite di Maria Chiera, oggi guarito ed è qua tornato in Sierra Leone. Devo dire, ho vissuto anche una forte emozione perché ci eravamo incontrati diverse volte lì all'oasi dell'accoglienza, a dimostrazione dell'importanza del lavoro che Maria Chiera svolge e questo lo tocchiamo con mano. Quindi anche sotto l'aspetto umano ed emozionale è stato un momento forte, ma anche per Ali Mami, che è stato molto Immagino. felice di vederci, ci ha trasmesso un'emozione, ci ha abbracciato, quindi dimostrava tutta la sua felicità di rivederci. Quindi è stato anche questo un bel momento e ci fa pensare, insomma, a questa Fano, che è una Fano sensibile, attenta anche alle questioni umane. Quando tornerete, sindaco? Beh, tra un paio di giorni, adesso domani abbiamo altri paio di appuntamenti, poi il ritorno è un po' complesso, dobbiamo fare un po' di passaggi, ma siamo quasi al termine della missione. Grazie, un saluto a tutti e buon lavoro. Grazie e saluto a tutti voi.